Proseguono le registrazioni di Uomini e Donne Trono Classico e proprio lo scorso giovedì pomeriggio sono state registrate le nuove puntate che avremo modo di vedere in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che anche questa volta non mancheranno i colpi di scena e nel dettaglio, possiamo dirvi che arriveranno i primi veri baci da parte dei due tronisti Luigi e Lorenzo, i quali faranno delle scelte che sorprenderanno non poco le corteggiatrici e la stessa Maria De Filippi. Video virgola spoiler Uomini e Donne, il primo bacio di Luigi, la scelta ricade su Sonia nel dettaglio. Infatti, le anticipazioni su Uomini e Donne rivelano che Luigi Mastroianni in questa nuova registrazione ha chiesto alla redazione di poter rivedere Irene, che aveva eliminato nella passata puntata. Il tronista l'ha portata in esterna, ma l'ha trattata sempre in maniera fredda e distaccata perché dice di non fidarsi di lei. Secondo Luigi, infatti, Irene sarebbe interessata maggiormente alle telecamere e teme che il suo scopo sia quello di imitare Giulia De Lellis, provando quindi a diventare a sua volta una star sui social. Il colpo di scena di questa puntata di UED, però, è arrivato nel momento in cui è stata trasmessa l'esterna di Luigi con Sonia. Tra i due si è creato fin da subito un ottimo feeling, tra coccole e carezze varie, culminare poi nell'arrivo del primo vero bacio ufficiale e passionale che ha lasciato tutti senza parole. La stessa Maria De Filippi, dopo aver visto l'esterna di Luigi con Sonia, ha ammesso che proprio non si aspettava questo bacio, dato che ci sono altre corteggiatrici che sicuramente potevano essere favorite nella scelta del tronista per il primo atteso bacio. E invece Luigi ha sparigliato le carte in tavola e ha ammesso che con Sonia si sta trovando molto bene. Lorenzo bacia Claudia e Giulia se ne va. Per quanto riguarda, invece, il trono, video di Lorenzo Riccardi, le anticipazioni su Uomini e Donne rivelano che il tronista si è baciato appassionatamente con la corteggiatrice Claudia, dopo che lui l'ha raggiunta a casa sua a Latina. Il momento del bacio ha scatenato l'ira di Giulia, la quale ha preferito abbandonare la puntata subito, dicendo che rischiava di perdere il volo. A quel punto, però, Lorenzo, su invito della De Filippi, ha scelto di raggiungerla in aeroporto per andarle a parlare e chiarire la sua posizione, dato che Giulia ha detto di non voler fare più esterne con lui.